Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Ci siamo di nuovo su Minecraft Ita. Bene, iniziamo col voglio intanto ringraziarvi per tutti i mi piace che avete lasciato sullo scorso episodio di Minecraft Ita. Una quantità assurda, non era mai successo. Vi giuro che il primo giorno arrivassimo a più di 500 mi piace. Bam, una cosa paurosa. Ad avere 500 mi piace in un giorno, non mai presi neanche sul World Tour, sull'ultimo World Tour ne ho presi un po' di meno. Quindi un ringraziamento davvero particolare. Passando al secondo punto, mi avete detto che alcuni hanno considerato il fatto di usare questo bug una sottospecie di cheating. Non vi do tutti i torti, lo avevo detto anch'io. Parecchi si sono un po' arrabbiati, hanno detto sì, quanto vale che te li prendevi con la creative. Così ho deciso, diciamo, di elaborare una strategia per non cheatare, però magari utilizzare il bug soltanto per ridurre il mio tempo da passare, diciamo, su Minecraft, nel senso, se a me servono mille mila blocchi di ferro per un beacon, preferisco sinceramente prendermeli così con questo bug, più invece di andarmene, che ne so, stare ore e ore AFK, che poi tanto il risultato è lo stesso. Cioè, tira ste laggate epiche ogni tanto. Il risultato è lo stesso, però almeno non c'è tutta l'attesa, magari davvero devo stare lì con il PC acceso giorno e notte, un po' mi dà fastidio. Quindi così risparmierei tempo da questo punto di vista. I beacon e tutto il resto non li moltiplicherò, non ha senso perché almeno mi massacro un wither, che divertente massacrare un wither. Ci prendiamo la Nether Star e ce lo craftiamo tranquillamente. Quindi ecco, queste saranno le cose che utilizzerò adesso. No, ovviamente non posso prenderlo con l'arco. Oh, cazzo, no, questo mi massacra di botte. Oh, io ce l'ho l'armatura ancora. Dove sei? Aperto le cuffie molto basse. Oh, non so se il volume è basso. Musica è un po' bassino il volume, tema 17. Ok, proseguiamo la nostra idea. Ah, intanto, qui ok c'è Boost 2, Regeneration 2. Adesso volevo fare una prova. Se metto Regeneration e faccio andare la barra del cibo a 0, voglio vedere se muoio, cioè se prendo danno o no invece. Cioè, danno lo prendo sicuramente, ma se la Regeneration compensa il danno che prende, quindi posso anche stare qua dentro senza mangiare. Sarebbe interessante stare qua dentro senza mangiare. Carino, voglio venire a farmi prendere sto ferro. Anche se ormai non abbiamo più bisogno di ste fab. Comunque, vi faccio vedere anche quello che mi avete chiesto, una cosa interessante, quella di dici perché non fai. No, uno un commento, dice Free, vogliamo le sette sfere del drago. Bam! Eccole qua, sette uova di drago. Lo so. Dov'è? Eccolo qua. Ok, lo andremo a prendere velocemente. Pistone, mi serve un pistone e un coso. Sì, questo è quanto. Hop. Mi hanno chiesto le sette sfere del drago. Io puntualmente ho fatto le sette sfere del drago. Scendi, bravissimo. Vai a prendere un pistoncino. Eccolo qua. Prendi anche una leva. Buono, torniamocene su. Non ho moltiplicato altro per ora. Volevo soltanto per ora informarvi di quello che erano le. Informarvi di quelle che erano le mie idee per quanto riguarda appunto questo bug. Che sì, in effetti davvero avrei potuto fare cose grandissime. Un'infinità di cose. Parliamone, un bug così che ti moltiplica tutti gli oggetti. È possibile moltiplicare anche gli oggetti all'interno del proprio inventario, cioè tutto l'inventario è possibile moltiplicare. Io non c'ero riuscito l'ultima volta che ci avevo provato, però. Ok, vabbè, mettere l'Ender Dragon, l'Ender Egg qua. Rirompiamo il bel pistone, la leva e andiamo a posare. Ok, questo è quanto. Ah, una cosa che ho moltiplicato è la spada, ma soltanto a fine estetici di metterla là. Per tenere chiuso barra aperto il passaggio. Op, scendiamo velocemente. Aia, aia, ok. Per aprire e chiudere la porta. Voglio tenerla chiusa perché non mi piace granché vederla aperta. Però vi faccio vedere che se la andiamo ad aprire. Eccola qua, si updata tutto, si apre la porta. Blocchi di ferro, quarzo. Qua non so cosa andarci a mettere. E poi non so neanche per ora come giostrarmi. Lo faremo sicuramente. Adesso richiudiamo il tutto. Ok, andiamocene adesso, come progetto di oggi, voglio andarmi a finire la costruzione, diciamo, della torre, esatto, esattly, della torre, perché è un casino di tempo che sta là incompleta, un casino no,
c'è roba che sta là da più tempo, però magari sarebbe il caso di completarla, che ne dice? Che ne dite? Quindi posiamo intanto questa roba qua, facciamo una cosa, ecco, decente, mettiamo un po' a posto, bravissimo. Enderpearl alla mano, mi dai, cosa mi dai? Voglio, intanto Stonebrick, uno stack ce lo prendiamo, fanno sempre comodo. Poi, dammi uno stack, grazie, dammi una crafting table, metà stack, dai, tac. Ok, 60, facciamo 64 e 2. Sì, posalo poi qua sopra. Cos'altro mi serve? Slab ce li ho. Questo ce l'ho. Cobblestone. Cobblestone ho una quantità. Ah, più che altro dobbiamo trovare una soluzione per la cobblestone. Ce l'ho troppo, ho troppa cobblestone. Veramente, no? Basta. Tra più cobblestone. Vabbè, magari completo qua tutta la roba. Faccio un casino di slab, un casino di roba. Magari faccio così. Ok, crafting table alla mano. Me ne crafto un'altra magari da posare là sopra. Tanto le crafting table fanno sempre comodo. E prendi qua 1, 2, 3, 4. Fai così, tac, bravissimo. Ci facciamo questa crafting table. La portiamo su, magari sulla torre oppure la mettiamo da qualche parte. E siamo pronti ad andare. Tac, chiudi tutto, stacca tutto. Ho fatto. Ah, questo l'avete visto? Sì, ve l'avevo fatto vedere. L'ho fatto anche dall'altra parte. Ah, no, forse non ve l'avevo mostrato. Comunque, da qua si sale. E si va, ecco, si può tranquillamente arrivare in questa parte del mondo in maniera più veloce, decisamente più veloce. È collegato meglio, decisamente molto meglio adesso il mondo. Questo l'ho fatto, beh, così per accelerare un po' i tempi. Qua ho messo un altro coso del beacon, perché appena lo prendo mi vado a mettere un altro potere, magari haste. Te li voglio tutti, no, già c'era la crafting table. Va bene, senti, questa la possiamo. Dove la mettiamo? Un'altra crafting, tanto fanno sempre comodo. Qua, vai. Un tappezzo il mondo di crafting table. Ok, saliamo. Andiamoci a vedere com'è qua la situazione. Ho fatto queste scale. Sinceramente, no, beh, a parte sono fighe. Però per salire c'è qualche problema ogni tanto, eh. L'aria è abbastanza a rilento. Gira tutto, vai veloce così, bravissimo, bravo. Non cadere adesso, non cadere, che è problematico. Poi, ok, buono. Buono, molto buono. Allargheremo sicuramente il tutto. Quindi. Questi alla mano, per forza, dobbiamo alzare. Leviamo questa roba qua, queste torce che ho messo così, più che altro per non far attaccare la neve. Probabilmente sì. Non ho un bel rapporto con la neve, non mi piace granché vedere la neve su Minecraft. Ok, allora faremo il perimetro così. Però lo allargheremo pure addirittura, passando per, ecco, così, bravissimo. Sì, decisamente così, va bene, mi piace. Mi piace abbastanza, tac, così. Qui cosa abbiamo fatto? Ok, abbiamo fatto così. Questo lo dobbiamo togliere. Me lo dai? Riesco, ah, tanto riesco a saltare. Oh, il jump boost, riesco a saltare due blocchi. Che poi prende anche fino a qua. Vabbè, non sono 50 blocchi. Anche se in altezza abbiamo passato. Hop, hop. Sono parecchi blocchi in altezza, però si vede che sono meno di 50. Ok, qui dobbiamo mettere questi. Qui. Pure finendo così. Ci siamo? Ci siamo. Ora richiudiamo qua il tutto. Dovremmo scendere probabilmente a prendere altra stone per fare altri stone slab perché non mi bastano sicuramente. Ne ho 5. Mi servono un po' di più. 1 e 2. Finiamo così. Va bene. Per ora prendiamo poi questo alla mano. Cobblestone. Facciamo una cosa del genere. Sì, potrebbe andare. Potrebbe decisamente andare. Anzi. No, vabbè, bruttino però. Non so come. Ah, intanto mi serve una crafting table. Se io scendo mi faccio male? Sì. Bam! Ah, no, non è possibile. Ho preso due cuori di danno e basta. C'è un salto della Madonna, due cuori di danno. Pauroso. Veramente pauroso. E Feather Falling a bestia. Vai dentro. Sto lavorando anche alla safe zone. Sto mettendo sempre più torce. E piano piano riusciremo, spero. A concludere il tutto. Che mi serviva? Stone. Hop. Tra poco ci mi vado a prendere. Tra qualche episodio ci facciamo una bella battaglia contro i Wither. Con diversi Wither. Voglio massacrarne diversi. Magari lo facciamo nel Nether. Sì, perché voglio evitare magari di massacrare mezzo mondo. Stone, esatto. Fai così, bravissimo. Così, bravo. Olà. Un altro stack e ci siamo. Posa tutto, stacca tutto, bravo. E andiamo di sopra a finire la nostra adorata torre. Grandi,
armor stand che saltano, favolosi. Comunque, fatemi sapere di nuovo la vostra opinione, perché io ve l'avevo chiesto, che parecchi sono stati anche favorevoli al fatto di usare tranquillamente questo bug. Non è proprio il massimo, in effetti. Io pensavo addirittura, mi avete detto, no? Cioè, i beacon, se non vuoi cittarteli, fai una cosa, almeno duplicati le teste di Wither. Non è una cattiva idea, sinceramente, perché fatti un po' tutte le teste di Wither, è un po' noioso come procedimento, non credete? Sì, abbastanza. Allora, qua ci posso passare anche se c'è questo sopra, esatto. Qua pure. Hop, okay. E poi siamo a posto. Qua però dobbiamo rimuoverlo velocemente. Magari rimuoviamo anche questo. Hop. E ci metti un paio di questi. Anzi. Ah, però devo rifarla. Oddio, devo rifarla tutta. No, c'ho palle, non la faccio. Uno. E due. Ah, va bene così. Qui magari lo togliamo, ci mettiamo qualcosa. No, dai, lasciamo così. Carino? 100%? Ci piace? Ci piace. No, non mi piace, fa schifo, è bruttissimo. Dammi la cobblestone. Metti un blocco qua, leva questo. Ci metti il bel blocco di legno. Tac, tanto ho il jump boost, posso saltare quanto mi pare. Tac, tac, arrivi e salti. Perfetto, bellissimo. Ok, eccomi qua, ho finito il tutto. E il risultato è molto sobrio, decisamente sobria è stata la mia decisione. Non ho ripreso tutti i vari ghirigori che ho fatto per la torre, ho soltanto voluto chiudere qua abbastanza velocemente il tutto. L'unica cosa che andremo a fare sarà mettere qualche cosa del genere, tac, tipo 1, 2, sì, così, proprio random, per mettere un po' di torce. Ok, no, scherzo, non mi serve perché questi sono slab, qua sopra non ci spawna nessuno e quindi sto tranquillo. Non può caderci la neve, ripeto, sono slab, qua la neve non ci si posa, non può spawnarci nessuno, quindi siamo più che tranquilli. Dobbiamo vedere se qua ci manca qualche torcia. Sì, là magari può mancare qualche torcia. La mettiamo magari anche qui. Ci siamo? Dai, sì, ci dovremmo essere alla grande. Ok, la torre è pressoché completata e quindi è buono, abbiamo finito almeno un altro progetto. Che non è male, finire adesso dobbiamo completare progetti. Vedete, è interessante il fatto che se io posso correre quanto mi pare, tanto qua non cado. Ovviamente se poi salto, che io salto come un canguro, e quindi potrei cadere, però se vado qua, corro, non cadrò mai. Quindi, torre completata. Altre cose da finire, altre cose da finire, sarebbe la safe zone, manca troppo tempo. Cioè, ci vuole ancora parecchio, perché poi. E me lo facevano notare, adesso scendiamo via. Wow! Quanti cuori perdo? Discreti, discreti cuori ho perso. Me lo facevate notare. Il problema non è tanto dall'altra parte che abbiamo chiuso tutto. Il problema è qua. Oh, c'è uno scheletro, muori. Ok, morto male. E il problema è da questa parte. Nel senso, mi spiego. Noi, come lo chiudiamo qua? Cioè, i mob vengono su, è inevitabile. Ok, qua è un casino. Come la finiamo? Allora, idee, come la risolviamo? Cascata di lava? Potrebbe, ma non mi piace come soluzione, non è granché. Che altro ci mettiamo? Cascata d'acqua? Sì, perché no? I mob almeno, però con la lava magari sì, c'era una possibilità che, cioè, illuminava, poi era più figo. Magari la proviamo? Magari faccio una bocca, però l'ho già fatta di lava, cosa di lava. Quindi dovremmo fare qualcosa di più originale. Magari, che ne so, da sopra facciamo scendere una muraglia di lava qua, però è brutto dopo si vede tutta questa muraglia di lava sul mausoleo. Così cattivo! Mori male. Ok. E quindi, non lo so, è da vedere. Idee? Fatemele come al solito sapere. È inutile che io vada a illuminare qua, perché poi tanti mob arrivano da sotto e salirebbero lo stesso. Ok che non salgono perché magari non tankano a nessuno e quindi dici ok, probabilmente non saliranno, però magari qualcuno sale e vorrei evitare che salisse. Poi mi avete anche detto che qua, da questa parte, c'è un buco, è vero, decisamente vero. E qui c'è il buco terribile, è terrificante, qua entrano in quanti mob ti pare. E quindi l'idea sarebbe, vabbè, questo lo lasciamo aperto, è una breccia. È l'unica breccia possibile. Se i mob vogliono entrare, entrano da qui. Io poi magari posso tranquillamente chiudere. Carina la breccia, lasciamoci una bella breccia. Anche di qua, no? Di qua. Crafting table, ma guarda le crafting table. Anche di qua, infatti, c'è la possibilità di entrare. E
Quindi è l'unico posto, l'unica parte in cui si può entrare senza essere visti dalla mia, nel mio qui safe zone. Ok, nella mia safe zone, sì, è carino come nome, safe zone. Torch, qui così, bravissimo. Magari ci mettiamo qualche jack-o'-lantern, così, da qualche parte, così, su qualche pilastro. Non lo so, ah, volevo farvi vedere una cosa fighissima che ho visto. Queste qua, guardate attentamente. C'è un'animazione, non so se la notate, dei cerchi che si allargano mano a mano. Fichissimo, veramente figo. Comunque mi sto ricredendo sul fatto che queste carote d'oro, non è che fungano così tanto. Dicono tutti che è un gran coso, un gran cibo. Mi sembra. Però, va bene. Cosa dobbiamo fare? Adesso, torre completata. Sì, carina, mi piace. Quartier generale da completare? Non, no, ancora no. Ancora no, qui vabbè, safe zone, ok, manca ancora un po', c'è da fare abbastanza, dobbiamo metterci tutte le varie torce, dobbiamo chiudere il quartier generale, scusate, sì, dobbiamo mettere diversa, dobbiamo trovare uno stile per il quartier generale, stile che ancora non ho trovato perché all'interno qua è abbastanza arredato, è carino qui, tutti gli armor stand e tutto il resto. Qua esci e ci sono questi due, il problema sono le pareti, questa parete qua in primo luogo, non so in mente come farlo. Magari sull'altra ci mettiamo dei quadri, ok, ci può stare, non di più, non so neanche cos'altro metterci. La safe zone procede abbastanza bene perché per il fatto siamo e abbiamo quasi finito, ci manca veramente poco. Sono però in calo con i progetti. Sì, decisamente, non so minimamente più cosa fare, le farm le ho fatte tutte, costruzioni, ok, ne ho fatte parecchie, quindi la mia fantasia inizia a calare. Adesso ci faremo qualche battaglia con i cosi, i wither, preparerò un beacon per fare uno speed mining di tutto rispetto, faremo la safe zone, poi qua le idee finiscono, non lo so, magari imprigioneremo un wither qua dentro, sarebbe carino da fare, anche se riesce meglio imprigionare wither nel nether, perché magari nella il fatto li spingi verso l'alto si imprigionano, tra virgolette, meglio, rimangono incastrati meglio. Con la bedrock sotto rimane un po' difficile. Se la riuscissi a rompere, cosa abbastanza improbabile perché non hanno fissato il fatto di far crescere alberi sotto una certa soglia e quindi non è più possibile. Però magari riusciremo a inventarci qualcosa. Quello lo massacriamo di botte. Mi apri un attimo, ecco qua il tutto e iniziamo un po' a scavare magari qua. Perché la mia idea ora era anche quella di cosa fare, di iniziare ad andare in basso. Esatto, quindi fare un quadrato cerchio, mi sembra, un cerchio, cerchio, pure un'altra forma geometrica, triangolo no, difficile, cioè abbastanza particolare, poi sarebbe anche brutto da vedere un'ellisse, un'ellisse ci facciamo, no, per andare giù e scendere a livello della bedrock e farci una sottospecie di laboratorio segreto. Comunque qua possiamo allargare già, decisamente direi. E poi pensare sia sì, un laboratorio segreto. Lo sto facendo con il piccone in silta, cioè non so perché. Voglio un po' di stone, dato che di cobblestone non ne ho veramente tanta. Mi prendo un po' di stone, perché no? Poi con la stone ci facciamo un casino di roba. Ah, qua possiamo anche chiudere, non è un problema. Magari ci andiamo a mettere anche un bottone però per l'apertura, perché sinceramente così è un po' noioso. Senti, se io rompo qua, faccio danni? Dimmi che non faccio danni, no? No? Ok. Questo possiamo romperlo così. Rompi un attimo questo. Qua. Dammi un bottone. Dove andiamo a mettere sto bottone? Ma io scusa. Appunto, io posso saltare. Dove mettiamo sto bottone? In un posto dove non si veda. Cazzo, qua non è che si vede. Sì, un po' si vede. In effetti. Perché almeno mi guardo anche l'anime, è bellino vedere anche l'animazione, però metterlo lì, certo, insomma, non è proprio il massimo. Vorrei vedermi l'animazione, il fatto che vado lì, schiaccio il bottone e vedo che si apre, è anche più comodo. Senti, se io te lo lascio parcheggio un attimo. Non lo so, non so dove. Dove mettiamo sto bottone? Ma per aprirlo, qui lo metto. Ah, non me lo fa neanche mettere, penso, sulla luce. E sugli stone brick, sì, ci stava meglio, in effetti.
o una leva, no, la leva no, perché poi mi rimane aperto. È soltanto un modo per entrare, cioè apri, passi e rientri. Stop. Qua, pure. Sì? Sto per starnutire, ve lo vi avverto. Redstone. Mi serve redstone. Sto trattenendo lo starnuto in maniera brillante. Ok, ci sono riuscito. Bene. Allora, redstone alla mano, prendiamo questi 43 pezzi molto velocemente, torniamo sopra e facciamo anche questo. Dopodiché, non lo so, provvederò io a magari a finire, a completare il tutto, la parte questa, a creare la discesa con gli slime block. Ti dispiace? Ok. Metti qualcosa qui, hop, lo metti qua. No, dobbiamo farlo in un'altra maniera, leva questo, ti metti questo qui, questo così, qua sopra ci sta il bottone. Perché no, il problema sai qual è? Ah, ok, a parte sono risalito adesso. No, mi dai leva questi, dammi questo. Io chiudo, ok? Adesso guardate qual è il problema. Si chiude e poi si riapre. Figo. Ah, è bellino. Notevole. Notevole. Veramente, veramente notevole. Però non può funzionare granché, quindi lo leviamo. Era soltanto per vedere l'animazione che ancora non l'avevo mai vista. Carina, beh, bellino però, dai, eh. Non è male, non è malissimo. Bene, ora detto questo, cosa ci andiamo a fare? Ok, qua chiuderemo tutto. Allargheremo il tutto, quindi dobbiamo rompere anche questo. Sì, allargheremo il tutto perché per il semplice fatto che voglio un po' allargarlo, fare un coso più ampio, una parte di stazionamento un po' più ampia e poi creare. Qui ci facciamo, ecco, lo facciamo circolare questo coso, circolare e poi ci buttiamo dentro. Cioè, arriviamo a una parte centrale, anch'essa circolare, ci buttiamo dentro, scendiamo a livello della bedrock, magari con un coso, gli slime block che ci attutiscono la caduta. Per la risalita dovremo pensare sempre a un ascensore con la. Sì, no, invece possiamo pensare a un ascensore a slime block. 81 livelli con l'ascensore a slime block. È fattibile, perché no? È decisamente fattibile. Comunque, siamo quasi arrivati al termine di questo episodio. Volevo di nuovo ringraziarvi per tutto il supporto che mi state dando in questi giorni. Ho visto anche, ho trovato una nuova serie, quella Corsa contro il Drago, che vi piace più di tutte le altre serie che io, che siano diverse da Minecraftita, perché attualmente non è proprio facile, facile trovare una serie che vi piaccia così tanto. Visto però questa, a parte Minecraft, si intende, nel senso, qui sono abituato, gli ultimi episodi, davvero avete lasciato un casino di like. Solitamente sulla Corsa contro il Drago, pure ne lasciate parecchi, vi piace, ho visto una serie che vi piace. Le altre, che ne so, la CTM, la Ruins of the Minecrackers, non vi piaceva più di tanto. La finirò comunque, parecchi me lo hanno chiesto. La finirai la Ruins of the Minecrackers? Sì, la finiremo, magari uscirà un episodio tra qualche giorno, ci mancano, che quella abbiamo quasi finita. E poi finiremo anche la Planetary Confinement. Comunque, per questo episodio è tutto e vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se l'avete già fatto, di condividere il video su Facebook per farmi conoscere nuove persone e vi aspetto, come al solito, a un prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!